Stati Uniti veniva chiamato Flying Circus, ovvero il peregrinare di artisti del pilotaggio e della danza per le cittadine delle più sperdute località degli Stati Uniti. Attenti, morbido, traslato laddove il vento lo accompagna, arriva dalla sinistra, eccola, sbuffar di fumi a sottolineare questa pratica che da qualche tempo non vediamo più. Lei ci saluta, noi la salutiamo. Addirittura negli Stati Uniti passavano da un velivolo all'altro camminando sulle ali. Il primo fu nel 1911 il colonnello inglese Samuel Franklin Cody e poi seguito nell'agosto del 1913 dal comandante francese Félix, che addirittura, pensate, chiuse i comandi del suo aeroplano Newport, lo mise in volo livellato e andò sull'ala a fare un saluto. Lei comincerà a camminare, a spostarsi, perché Danielle, oltre a queste figure di freestyle, è già scesa dall'ala e poi lentamente se ne andrà a fare una passeggiata sull'ala inferiore. Del 1943, con un motore Pratt & Whitney da oltre 400 cavalli, un sistema apposito per poter effettuare il volo rovescio e un supporto sulle ali per le quali Danielle può muoversi in estrema sicurezza. Attenzione, perché il prossimo passaggio lo farà con Danielle riposizionata in un altro punto del velivolo. Loro hanno base a Sion in Svizzera e hanno partecipato. Un applauso per Emiliano e Danielle. Pensate che negli Stati Uniti un'azienda commerciale per pubblicizzare un servizio di manutenzione del carrello l'ha manutentino dal treno all'aereo stesso, con situazioni anche di paracadutisti sulle ali che poi si lanciavano ed atterravano con un volo a vela. Eccolo che prende quota Emiliano Del Buono, che va a seguire anche quella che è stata la strada disegnata da Charles Lindbergh nel 1927, è stato colui che fece il primo volo transatlantico da New York a Parigi. E giù di netto, fantastico Emiliano! E godiamoci anche il rombo di questo motore, mentre Emiliano va a chiudere un looping pennellato con un passo leggero, accompagnato dal nostro applauso. Giro di Lindbergh, colui che fece la prima trasvolata a New York Parigi con il famoso Spirit of St. Louis, ad esaltare l'azione di Daniel ed Emiliano, coppia inossidabile, sempre presente nelle migliori manifestazioni di tutta Europa. Dicevamo, Stearman modello 65, un aereo che ha fatto storia, un aereo che ha addestrato tantissimi piloti non solo negli Stati Uniti ma anche in tantissimi tante, e via in traversone, come direbbero i ragazzi, e il nostro applauso di massimo. Saluta con un battito d'ali e noi lo salutiamo, agitate le mani, salutate col braccio, così oltre all'applauso diamo anche un segnale visivo. Saluto classico degli aviatori, battito d'ali, con il quale vedete già Daniela già riposizionato, si è già riposizionato all'interno dell'abitacolo e di conseguenza vuol dire ciao ciao a tutti, torniamo a casa, grazie Jesolo e naturalmente speriamo che vi sia piaciuta questa esibizione bellissima. Bene.